Salve a tutti, cominciamo a vedere Gumilyov. Nikolai Gumilyov, sicuramente una delle figure fondamentali, se non appunto il padre dell'acmeismo, è una figura sicuramente molto complessa. Infatti è segnato da un destino tragico, come sappiamo, e in qualche modo anche la sua poetica presentirà questo destino a cui andrà incontro, come vedremo alla fine. Ora, lui nasce nel 1886 in una cittadina comunque di provincia di Pietroburgo e frequenta il liceo Charles Quesselot. Aveva un padre che era un medico e quindi, come dicevo appunto, il liceo lo frequenta Charles Quesselot, dove comunque conosce già da giovanissimo Akhmatova. Una volta finita la maturità, lui si trasferisce per un periodo a Parigi e studia alla Sorbona. Conclusi gli studi, e in particolare dal 1907, comincia ad intraprendere un po' di viaggi. Viaggerà tanto, infatti ricordiamo che Ripellino lo definisce come un viaggiatore e guerriero. Vedremo appunto viaggiatore, questa parte viaggiatore qui, e poi guerriero quando si parla appunto della guerra. Quindi lui viaggia tanto, viaggia in Francia, in Italia, ma soprattutto viaggia in Africa. In particolare, Africa è il paese che lo affascina veramente tanto. Ci tornerà sicuramente tante volte, parteciperà a vari safari e pensate, raccoglierà dei piccoli oggetti artigianali di artigianato locale che porterà poi a Pietroburgo da esporre al Museo di Antropologia e di Etnografia. Queste sue esperienze di questi viaggi in Africa, gli ispireranno quello che è il suo secondo libro intitolato Fiori Romantici e anche la raccolta di poesie intitolata Le Perle. Infatti questo tratto appunto esotico sarà presente molto nella sua poesia, sarà caratterizzante della sua poetica. Nel 1910 Gumilyov sposa Akhmatova, dunque dopo varie proposte finalmente appunto lei dice di sì e quindi riesce a sposarla. Sicuramente è una figura che sarà messa in ombra dalla grandissima figura appunto di sua moglie Akhmatova. Ricordiamo che comunque loro divorziano verso il 1918, non rimarranno insieme anche a causa appunto della poca fedeltà di Akhmatova. Poi quando parleremo infatti di lei approfondiremo anche questi gossip, tra virgolette. Allora, quindi nel 1911 poi fonda la Gilda dei Poeti insieme a Gorodetsky, che appunto anche lui ha contribuito all'acmeismo, come l'abbiamo visto nel video scorso, anche se ha comunque un contributo minore. Ora, questa Gilda dei Poeti pubblicherà su Apollon, la rivista che ricordiamo aveva ospitato anche i simbolisti inizialmente, ma poi comincia ad essere propria degli acmeisti. Allora, quindi loro pubblicano su Apollon e danno vita a questo movimento che inizialmente si chiama Adamismo. In virtù del fatto che Gumilyov con questo termine voleva in qualche modo ricollegarsi alla purezza originaria della parola. Quindi questo adamismo poi prenderà nome di acmeismo, poiché un oppositore comunque praticamente li chiamerà acmeisti con un intento ironico, ma alla fine proprio gli acmeisti accetteranno questa denominazione. Infatti oggi viene conosciuto più che altro come acmeismo e non come adamismo questo fenomeno. Ora, nel 1912 nasce il suo figlio Lev, che sicuramente avrà un po' di questo spirito un po' combattivo del padre, con lo scoppio invece della guerra appunto mondiale, lui, Gumilyov, si arruolerà volontario
al fronte come soldato semplice. Si distinguerà in battaglia e sarà assolutamente proclamato, nominato come ufficiale, quindi perché si distingue proprio per valore sul campo di battaglia. E questo, ecco, questo è un po' lato guerriero. Infatti, la sua poetica, uno dei temi principali è il tema della guerra nella sua poetica. La guerra è intesa proprio come un dovere sacro, cioè non ti puoi, ritrarre indietro una volta che sei chiamato a combattere. Pensate, comunque, lui addirittura è andato volontario, quindi, proprio non tirarsi indietro di fronte alle sfide, c'è proprio questa visione della guerra come un dovere sacro da rispettare ad ogni costo. Quindi questo sarà sicuramente un po' causa anche di dolore, di solitudine che Akhmatova proverà, perché anche durante il periodo che comunque era incinta, lui se n'era partito in viaggio, era sempre fuori a viaggiare, quindi è normale che da una parte la loro relazione non potesse funzionare. Quindi abbiamo visto, ecco, un tema importante della sua poetica, quindi è la guerra, e l'eroismo è il valore assoluto che ne traspare. Ora, la sua poetica si contraddistingue anche per un linguaggio comunque inusuale. E per questo appunto registro che porta a rafforzare la qualità visiva della sua poetica. Un altro tema è quello della morte. La morte è vista spesso come un qualcosa di desiderabile oppure come l'unico modo per accedere all'ignoto, all'altra dimensione. Sicuramente, come ho già accennato, anche l'esotismo fa parte della sua poetica, è caratteristica portante questo esotismo, e dunque tutto il gusto per l'avventura e il pericolo lo possiamo ritrovare senz'altro nei suoi versi. Ora, lui, come sappiamo tutti, praticamente viene fucilato nel 1921, perché viene comunque accusato di partecipare a un complotto. Comunque viene accusato di attività antirivoluzionaria, e sarà appunto fucilato per questo motivo, anche se le accuse comunque erano un pretesto per far fuori appunto un personaggio scomodo. La sua fine è un po' in armonia, possiamo dire, comunque in coerenza, ecco, con quella che è stata la sua vita e la sua poetica, anche perché ad un certo punto lui dirà in un suo poema che preferisce morire di una morte violenta piuttosto che su un letto comodamente circondato da dottori e da notai. Quindi trovo questa affermazione molto affascinante. Sicuramente è appunto una persona con una grande forza energetica, vitale, un grande appunto guerriero, come lo ha definito proprio Ripellino, grande viaggiatore e guerriero. Ricordiamoci queste due parole perché attorno ad esse si concentra proprio il nucleo della sua esistenza. In classe avevamo visto una poesia che è successiva comunque al periodo acmeista, è del 1920 questa poesia, e si intitola Il tram che ha sbagliato strada. Ora, questa è una poesia che sicuramente subito già dal titolo ci dà un senso di una cosa un po' assurda, surreale. Perché un tram che va sui binari ovviamente non può sbagliare strada. E questo appunto già ci fa capire come l'atmosfera sarà surreale. Infatti il protagonista si ritroverà di fronte a sé un tram che sfreccia appunto volando, e si ritroverà, non sa neanche lui come, dice, a salirvi sopra. Ora, sicuramente lo spazio e il tempo vengono annullati qui. Questo tram addirittura potrebbe appunto in qualche modo rappresentare una macchina del tempo che va avanti e indietro tra il passato e il futuro. Comunque è assolutamente chiaro che sia una poesia
della Russia post-rivoluzionaria. Addirittura in questa poesia lui vede tre rivoluzioni. Però prima di passare a questo concetto, ve molto velocemente vediamo il concetto del tram. Il tram potrebbe rappresentare appunto la Russia stessa, quella post-rivoluzionaria, potrebbe rappresentare appunto una specie di macchina del tempo su cui lui sale e viaggia, o potrebbe anche rappresentare la ghigliottina, perché qui vengono, in questa poesia, vengono menzionate delle teste mozzate. E questa immagine del tram, quella testa mozzata, ci fa venire subito in mente, per chi lo ha letto, Il maestro e Margherita, dove proprio quasi all'inizio del libro, dopo aver avuto la conversazione con il diavolo in persona, che gli predice sostanzialmente il suo futuro, Berlioz si ritroverà a morire, poiché appunto inciampa e un tram gli taglia la testa. Quindi questa immagine la trovo molto suggestiva e sicuramente interessante collegare questi due, questa poesia con questo appunto romanzo di Bulgakov. Ora, questo tram, come dicevamo, lui sale su questo tram e si ritroverà anche lui la testa mozzata. Lui vede praticamente in questa lirica, e vede tre rivoluzioni. La prima è praticamente la rivoluzione francese, che si può vedere appunto attraverso la figura del boia, che viene esplicitamente nominato nella poesia, che taglia appunto, mozza la testa al protagonista, e questa finisce insieme ad altre teste mozzate su un cesto di verdure. Quindi questo boia, le teste mozzate, ricordano sicuramente la ghigliottina, il periodo della rivoluzione francese, quando fecero fuori tutti i giorni, mozzarono le teste così a go-go, se vogliamo usare un'espressione moderna. Allora, anche la rivolta di Pugachev viene sicuramente riferita in questo testo tramite il riferimento appunto a Mashenka, che secondo alcuni critici ricorda Maria, la protagonista della figlia del capitano di Pushkin. Mashenka sicuramente potrebbe rappresentare questa Russia defunta. Infine è chiaro che l'ultima rivoluzione che qui possiamo osservare è quella bolscevica, anche grazie all'immagine di queste camicie che hanno il colore rosso, e rosso appunto era il colore dei bolscevichi. Vi ringrazio per l'attenzione, mi fermerei qui, vi saluto e ci vediamo col prossimo video su Akhmatova.